Assemblea permanente, lezioni sospese. Continua la protesta degli studenti del liceo scientifico Mangino di Pagani. I ragazzi non hanno nessuna intenzione di mollare ed il braccio di ferro con la dirigente scolastica si fa più stridente, mentre la preside, Felicetta Confessore, lancia un appello e chiama in causa i genitori dei ragazzi. Ho la necessità assoluta di dire alle famiglie che la scuola funziona, è aperta e che devono far venire i ragazzi a scuola perché gli insegnanti sono a disposizione e quindi devono poter svolgere il proprio lavoro. Per quanto riguarda la protesta è molto limitata perché adesso sono solo un centinaio di ragazzi e io sto cercando di fare il possibile per arrivare a un accordo con loro. Già ho proposto un accordo che avevo anche stabilito con i carabinieri, ma non mi è stato accettato. Io avevo fatto la proposta di fare 4 ore di lezione e 1 ora di assemblea, in modo da dare a loro la possibilità di capire che devono studiare e però di conoscendo anche questo bisogno di espressione libera tra compagni, tra pari. Allora, noi con la preside abbiamo cercato di comunicare, però abbiamo visto noi da parte della preside la faccia dura. In che senso? Volevamo cercare il dialogo e ci sono arrivate alcune affermazioni poco che non ci sono piaciute e per questo noi continuiamo a protestare perché non è con compromessi che questa protesta finirà. Ci sono